Amici del canale Vetorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. È stato un 2021 molto creativo per i Theramaze che hanno pubblicato un ulteriore album dopo l'Extended Play Sorella Minore di cui ho già parlato qui nel mio canale. Oggi concludiamo il panorama delle recensioni del 2021 con l'ultimo album appunto della formazione prog metal australiana. Parliamo di And the Beauty They Perceive, un album che mi ha veramente sorpreso e che sicuramente promuovo nella mia playlist personale. Un album progressive metal tradizionale che ricalca molto lo stile dei Theramaze, che sono tornati di fatto alla formazione originaria, perché da qualche tempo a questa parte Dean Wells, fondatore e appunto bassista, anche chitarrista dei Theramaze, è tornato a coordinare anche le parti vocali, come appunto negli primi dischi che erano magari non così attraenti per quanto mi riguarda. Preferivo tantissimo di più gli album con Nathan Peachy e anche Brett Rook-Ruka, ma invece questo Dean Wells si è superato e ha creato un album assolutamente interessante. The Beauty They Perceive è un album molto lineare che già dall'inizio cerca di mischiare tanti sound diversi con comunque un mantenimento delle sfumature prog metal tipiche della band australiana Theramaze. In particolare si passa magari da una canzone un po' più leggera, come per esempio può essere Jackie Seth, che di fatto è una semi ballad, ma comunque quasi riconducibile al pop, però con dei riff interessanti del prog. Vengono mantenute anche le suite, che sono un marchio di fabbrica dei Theramaze. Non siamo ai livelli di Sorella Minore, ovviamente, che secondo me è una delle migliori suite del progressive metal in generale di questo 2021, ma comunque ci sono pezzi molto interessanti, come per esempio la conclusione Head of the King, che comunque dà tanto adito a questo marchio di fabbrica, una suite che non ha dei punti importantissimi di aggressività o delle tecniche sopraffine, ma si fa, diciamo, coinvolgere dalla stessa narrazione della storia. E in questo Dean Wells evidentemente è migliorato tanto. Un Dean Wells che, ripeto, mantiene un tono di voce molto alto, ha una estensione vocale che è comunque ragguardevole, ma è stata spesso una estensione vocale che non era molto consona al tipo di sound che i Theramaze facevano prima magari di questi ultimi album. Si è di fatto andato a un ritorno alle origini a partire con I Wonder nel 2020, ma non era un album che mi aveva coinvolto. Sorella Minore invece come suite è stata veramente bellissima, anche perché sono tornati alcuni elementi di cui sopra, vedi per esempio Nathan Peachy, ma è stato questo album che di fatto ha fatto evolvere molto il sound dei Theramaze, pur mantenendo le loro origini. E questo Dean Wells in questo contesto ha assolutamente dato sicuramente una buonissima prova. Lo vediamo soprattutto anche nella title track And the Beauty They Perceive, che secondo me è una delle mie preferite in assoluto di questa diciamo lista di canzoni, ed è anche secondo me seconda soltanto a Head of the King, che per me è la mia canzone preferita in assoluto. Non solo è quella che conclude l'album, ma appunto, come dicevo, è una suite che non ha spunti tecnici mostruosi, ma coinvolge assolutamente come narrativa e di conseguenza è importante assolutamente tenerla in considerazione. È stato un periodo veramente di creatività mostruosa, nonostante il periodo della pandemia per la band australiana, che ha prodotto due album lunghi e un EP, che in realtà anche quello potrebbe essere di fatto un terzo album, perché Sorella Minore dura di fatto 40 minuti. Io vi consiglio di recuperare sia Sorella Minore sia appunto questo album And the Beauty They Perceive, perché tra Sunrise, tra appunto la title track, tra Head of the King, ma anche Jackie Seth, ci sono dei titoli molto interessanti se uno vuole magari avere delle sfumature in più, pur mantenendo un prog metal veramente veramente solido. È un album che secondo me verrà assolutamente promosso, ma di quello ne parleremo nella classifica di inizio anno degli album migliori che ho ascoltato in questo 2021, ovviamente di quelli recensiti su questo canale. Fatemi sapere intanto cosa ne pensate di questa nuova recensione sull'album dei Theramaze. E saluto da parte di Vetorgar, ci vediamo dunque l'anno prossimo per il pagellone o appunto la chart rundown degli album migliori di questo 2021.